Ciao amici di Prepper.it, un paio di video fa abbiamo parlato delle torce frontali, oggi allora è arrivato il momento di parlare invece di quelle tradizionali. Cosa intendiamo per torce tradizionali? Beh, quelle con il solito formato a stilo che siamo tutti quanti abituati a vedere. È fondamentale avere nel proprio EDC una torcia, sia che si tratti di un EDC per uso, diciamo, ambienti più rurali, ma soprattutto se si tratta di ambienti urbani. Questo perché mentre negli ambienti rurali la possibilità di rimanere al buio è sostanzialmente legata all'alternanza giorno-notte, negli ambienti invece urbani, con la presenza di treni, metropolitane e soprattutto molti edifici, la probabilità di trovarsi al buio è decisamente superiore. Quindi potremmo tranquillamente dire che un EDC per di più urbano non può definirsi completo se non abbiamo una torcia. Esistono ovviamente diverse dimensioni, diversi formati per le torce da EDC. Se va dai formati più piccoli, come ad esempio questa True Night T10, ci sono dei formati intermedi tipo la Menker 11 e poi ovviamente crescendo ci sono torce di qualsiasi dimensioni fino ad arrivare alle Maglite 6D che sono praticamente enormi, ma che per un EDC probabilmente non sono molto indicate. Un aspetto da considerare quando si parla della dimensione della torcia è che questa solitamente è legata alla dimensione della batteria che alimenta la torcia. Batterie con dimensioni un po' più generose tendenzialmente sono un po' più potenti o un po' più durature e questo ovviamente incide sulla capacità che avremo di utilizzare la nostra torcia. Come molti di voi sapranno, ultimamente si è diffuso un modello di batteria molto utilizzato per le torce, in particolare quelle frontali, che si chiama 18650, che è abbastanza simile a quello di una normale batteria AA, soltanto che è un po' più grosso, soprattutto il voltaggio nominale è di 3,7 volt a differenza del 1,5 che abbiamo solitamente e questo vuol dire che abbiamo un po' più di corrente a nostra disposizione e anche la durata della batteria è decisamente superiore a quella di una normale AA. Una torcia da EDC alimentata da una normale batteria AA, oltre ad essere un po' più piccola, quindi un po' più portatile, avrà il vantaggio di recuperare più facilmente le batterie che troveremo in qualsiasi supermercato o anche andando a ravanare in mezzo a telecomandi e vecchi giocattoli, quindi anche in condizioni di emergenza siamo in grado di improvvisare un modo per alimentare la nostra batteria. Dall'altro canto, però, il fascio di luce che farà tendenzialmente sarà un po' meno potente e probabilmente durerà meno a lungo. Le torce alimentate con una 18650 ovviamente ribaltano tutto questo, sono un po' più voluminose, ma neanche tanto. In compenso hanno la possibilità di darci più luce in quantità maggiore e più a lungo. Ma oltre a questo c'è un altro vantaggio che queste torce hanno, che viene portato dal fatto di essere strumenti più nuovi e più moderni. La maggior parte di noi infatti è abituata al concetto delle torce semplicemente come un coso con un interruttore, lo accendi, fa luce, lo spegni e non la fa più. Le torce oggigiorno invece sono molto diverse, e soprattutto perché la maggior parte delle volte si tratta di torce che hanno all'interno un circuito elettrico, un chip che regola il funzionamento della torcia stessa, quindi una batteria un po' più potente, un driver su chip che ci permette di gestire in maniera molto differente il funzionamento della torcia e il LED, ci danno a disposizione quindi una torcia che potremmo tranquillamente definire di nuova generazione. Per farvi un esempio di torcia di nuova generazione, vi faccio vedere la Menker 11, che è diventata a tutti gli effetti uno degli elementi principali del mio EDC. Da quando è arrivata non mi sono mai separato. In questa torcia, come vedete, ha delle dimensioni molto contenute, stiamo parlando più o meno di 10 cm e non è particolarmente pesante. Il corpo è in alluminio, ha dei dissipatori, la luce frontale, come vedete, è un LED piuttosto corposo, l'accensione è a bottone sul lato. E ha un altro paio di features molto interessanti che adesso vado a dirvi, a parte il gancio per attaccarlo alla cintura. Una delle cose che mi ha colpito su questa torcia è il fatto che si possa ricaricare tramite presa USB. Infatti, nella confezione in dotazione abbiamo un piccolo cavo USB simile a quello che usiamo per caricare i telefoni. Ovviamente, questo vuol dire che possiamo ricaricare la nostra torcia anche con qualsiasi strumento che ci permetta di ricaricare il nostro cellulare e quindi abbiamo meno strumenti per riuscire a fare più cose. Abbiamo un O-ring di ricambio per renderla completamente impermeabile e il manuale di istruzioni. Cosa servirà mai un manuale di istruzioni per una torcia? Serve perché questa ha diversissime modalità di funzionamento. Tanto per citarvene alcune, ha la possibilità di funzionare con la luce fissa a 5 diversi livelli di illuminazione, quindi si va dalla luce fioca fioca fino a un fascio luminoso decisamente potente. Oltre a questo, delle modalità diverse, perché il tasto,
dell'accensione non è semplicemente on, off, schiaccia e si spegne. C'è la possibilità, siccome c'è un chip, un driver intelligente al suo interno, di utilizzarlo anche facendo pressioni lunghe o doppie pressioni. Questo ci permette di avere accesso ad altre funzioni particolari. Ad esempio, una funzione che può avere addirittura un utilizzo all'interno degli scenari di difesa personale è quella della luce con lo strobo. Un'altra funzione particolare è quella di avere il pulsante di accensione che ha questo effetto di accensione e spegnimento, che è particolarmente utile quando lasciamo la torcia nello zaino all'interno di una borsa, perché ci permette, consumando pochissima energia, di avere un riferimento luminoso in un ambiente contenuto e scuro dove andare a vedere esattamente dove si trova la torcia e prenderla anche in condizioni di scarsa illuminazione. Un'altra funzione che dal punto di vista della gestione delle emergenze secondo me è eccezionale è quella di avere la possibilità di fare in automatico l'SOS in codice Morse. A questo punto, con un po' di complicità delle luci, forse riesco a farvi vedere anche i 5 livelli di illuminazione che abbiamo all'inizio. Questo è il livello minimo in assoluto, si vede che è accesa ma c'è la possibilità di rendersene conto soltanto il buio. Un po' più di luce, magari la tengo così meglio. Terzo livello, quarto livello, quinto livello e poi si spegne. Un'ultima considerazione rispetto alle torce e alle DC. Vi faccio vedere un attimino un motivo fondamentale per cui purtroppo è utilissimo portarsi dietro le torce all'interno del proprio DC. Come potete vedere, in situazioni di questo genere, stranamente, nessuno dietro ha uno strumento elementare e fondamentale che può toglierci da questa situazione di difficoltà, se non addirittura di pericolo. Se la torcia che portiamo dietro deve essere parte del nostro EDC per le emergenze, c'è un'ultima considerazione che dobbiamo fare. Ha poco senso avere una torcia in un EDC presa, chiusa dentro un contenitore, che stavolta magari con una zip dietro nel nostro zaino e che impiegheremo diversi minuti a raggiungere. Se ci pensate bene, le situazioni in cui potremmo aver bisogno di utilizzarla in emergenza sono quelle dove la luce viene a mancare di colpo. Quindi perdere tempo o comunque avere delle difficoltà a trovare la nostra torcia perché siamo al buio è praticamente quasi un controsenso, quindi per questo la torcia andrebbe sempre portata addosso, in tasca o comunque in posti dove siamo in grado di raggiungerla e di renderla operativa anche e soprattutto ad occhi chiusi. Bene, per questo video è tutto, ci vediamo la prossima volta, lasciatemi i vostri commenti e ditemi cosa ne pensate, quali sono i vostri accorgimenti. Alla prossima, ciao!